benvenuto o benvenuta in questo mio nuovo video. Come stai? Spero che vada tutto molto, 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 molto bene per te. Dunque, oggi voglio proporti una serie di esercizi per mantenere il tuo livello di attenzione e concentrazione. Non sarà uno di quei video molto veloci, perché io stessa faccio molta fatica in quanto creatrice a mantenere questo ritmo veloce, per cui te lo propongo a modo mio, sperando comunque che possa aiutarti a mantenere alta la tua concentrazione, la tua attenzione su di me e sugli esercizi, sui giochini che ti proporrò di fare. Quindi tu seguimi, ascoltami, cerca di rimanere presente e se dovessi renderti conto magari di perderti un po', dimmelo. Se invece non te ne rendi conto e tu succede in automatico, non importa. L'importante è che nel momento in cui ti rendi conto, ritorni col focus qui, su di me. Bene, allora senza troppi indugi, iniziamo. Iniziamo con qualcosa di molto semplice. Dimmi che numeri vedi. Usando la tua prospettiva, solo il numero nella mano destra. Benissimo, molto bene. Adesso continuiamo, però con uno stimolo in più. Ti dà fastidio questa luce? Benissimo. Allora, mentre questa luce si muove, tu mi dici che numeri vedi. Molto bene. Ora cambiamo, ma prova a mantenere il focus sulla luce. Quindi con la tua visione periferica, dimmi che numeri vedi. Adesso ti farò vedere degli oggetti di uso quotidiano e tu me li dovrai semplicemente descrivere, ok? Bene. Partiamo da questo. Cos'è questo? E che colore è? E il materiale? Mentre questa che cos'è? È più grande o più piccolo dell'oggetto di prima? E che colore ha? Meraviglioso. E secondo te, che materiale è questo? Sicuro? Sicura? Ma rispetto a questo com'è? E rispetto a questo? Qual è la differenza tra questi due? Sì, esatto. E infatti questo è un portacandela e questo anche. Sai che tipo di candele ci vanno qui dentro?
Me le descrivi? Perfetto. Quindi, se io ti faccio vedere questa, la immaginavi proprio così? E che differenza c'è tra questa? Qual è la differenza tra queste due? Perfetto. Ti va di accenderla? In quale portacandele vuoi? Questo. O questo? Questo. Ok. Non ti perdere, mi raccomando. Cerca di rimanere qui con me. Guarda il mio naso, guarda le mie labbra, guarda quello che vuoi. Allora. Ecco qui. Ti piace? Molto bene. Anche a me, tanto. Allora lo lasciamo qui. Farci un po' di compagnia e creare una bella atmosfera. Ma continuiamo, non ti perdere, non ti perdere, rimani presente, rimani concentrato, concentrata, ok? Continuiamo un po' con la descrizione degli oggetti. Che cos'è questo secondo te? E per che cosa può essere usato? Questo invece, che cos'è? Sì? Ok. E qual è la differenza tra questi due? Ok. Quale ti piace di più? Che tipo di rumore è questo? Questo. Bravissimo, bravissima. Che cos'è questo? E dove va? Sulle orecchie. Ok, nei capelli, bene. E che colore è? E che forma può ricordare? Geometrica. E questa invece? E che differenza c'è tra queste due? Molto bene. Bravissimo, bravissima. E questo invece che cos'è? E questi disegni che cosa rappresentano? Un ortaggio, una frutta o un animale? Che cos'è? E ti piace l'avocado? Bravo, oh brava. Però resta qui, resta qui, resta qui, non ti distrarre. Adesso facciamo un esercizio che in un certo senso è simile, è come se fosse al contrario. Io farò finta di dimenticarmi il nome di vari oggetti, te li descriverò e tu dovrai dirmi che oggetto è, di che oggetto si tratta. Primo oggetto di cui proprio non mi ricordo il nome, quindi se mi puoi aiutare mi faresti un gran favore. È un oggetto che si trova principalmente in cucina, ma può anche trovarsi sotto la doccia, un oggetto simile. Lo si usa a contatto con l'acqua e ci si può lavare il corpo se si è sotto la doccia
o lavare i piatti se si è in cucina. Perfetto, la spugna, esatto. Vediamo un po'. Il prossimo oggetto lo si può trovare dentro un astuccio. Serve per scrivere, però ha un tratto leggero e se si sbaglia si può cancellare. Esatto, la matita. Vediamo un po', vediamo un po'. Il prossimo oggetto è un oggetto che si usa in cucina e lo si mette sul tavolo quando si vuole mangiare per non far sporcare il tavolo. Può essere di varie forme, colori, tessuti. Sì, la tovaglia, esatto. Vediamo un po'. Il prossimo oggetto lo si trova dentro le classi a scuola. È molto molto grande e lo si usa per scrivere. Ci sono quelle su cui si può scrivere col gesso, col gessetto, oppure ultimamente anche quelle coi pennarelli. Esatto, lavagna. E vediamo un po', facciamo l'ultimo. Questo oggetto lo si indossa alle orecchie per magari impreziosire un po' il look. Possono essere piccoli, possono essere grandi, pendenti, colorati. Esatto, orecchini, molto bene. Allora proseguiamo perché ti vedo che sei un po' spaesato, quindi cerca di ritornare qui con me e dimmi molto semplicemente che forme geometriche vedi. Molto bene. Faccio così, così forse, sì, esatto, esatto, bravissimo, bravissimo. Come ti senti? Sei sul pezzo? Sei attivo o attiva? Ti sta piacendo questa serie di esercizi e giochi? Bene, allora senza troppi indugi continuiamo. Un mazzo di carte. E mi devi dire che numero è questo. E questo. E questo. Questa carta era dello stesso colore di quella di prima oppure no? Colore è questo, solo il colore, non il numero. Colore? Numero? Ti ricordi il numero della carta di prima? Numero? Che differenza c'è tra queste due carte? Che colore? Che differenza c'è tra queste due carte? Meraviglioso. Colore? Colore? Che differenza c'è tra queste due carte? Numero? Se questo numero fosse stato nella carta precedente, che carta avresti avuto? Dimmi sia il colore che il numero, ovviamente. 8 blu, perfetto. Colore? Numero? Benissimo. Facciamone ancora.
colore numero e che differenza c'è tra queste due carte. Ok, e tra queste due. Benissimo, com'è andata? Bene, fantastico. Allora, proseguiamo. Non ti distrarre, mi raccomando, non perderti. Rimani qui con me anche se non ti sottopongo nessuno stimolo attivo, ma cerca di rimanere concentrato o concentrata. Allora, adesso faremo un giochino secondo me molto molto divertente. Ti piacciono le serie televisive? Ne guardi parecchio? Sono sicura che saprai rispondere a queste domande. Allora, io ti nominerò alcune serie televisive e tu mi dovrai dire tre personaggi di queste serie televisive, ok? Facciamo un esempio. Se io ti dico Il Trono di Spade, dimmi tre personaggi del Trono di Spade. Tu mi dovrai dire, non lo so, Tyrion, Cersei e Arya. No, buttati lì tre a caso, puoi scegliere tu. Ok? Se non conosci la serie, me lo dici e ne facciamo un'altra. Allora iniziamo. Dimmi tre personaggi della serie Friends. Benissimo. Dimmi tre personaggi della serie Breaking. Ora facciamone una italiana, vediamo un po' se l'hai vista. Sai dirmi tre personaggi della serie Romanzo Criminale? Ok, perfetto. Com'è andata? Ti è piaciuto? Bene, allora adesso lo facciamo al contrario. Io ti dirò tre personaggi di una serie TV. Mi dovrai dire il titolo della serie TV, se la conosci, se no andiamo oltre. Questa, secondo me, la sai. Allora, Prue, Piper, Phoebe. Streghe, esatto. Poi, questa anche è facile. Demon. Questa è una delle mie serie preferite. Vediamo se la conosci. Rebecca, Jack, Randall. This is us. Esatto, molto bene. E adesso, come prima, facciamo l'ultima italiana. Ok? Ti piacciono le serie italiane? Dipende. Ok, vediamo se questa la conosci. Allora, Spadino, Gabriele detto Lele, Samurai, Suburra. Esatto, esatto. Com'è andata? Ti è piaciuto questo esercizio? Va bene, è divertente, sì. Vedi, così hai dovuto pensare e sei rimasto assolutamente concentrato, ti ho visto. Bene, molto bene, sono contenta. Adesso facciamo un altro esercizio, sempre con le carte. Però è un altro tipo di carte. Ti farò vedere qualche carta. Adesso vediamo, magari ne facciamo 4 o 5. Facciamo un esempio, tipo questa. E tu mi devi raccontare molto molto brevemente che cosa vedi. Tipo in questo caso una fata o un angelo. Qualsiasi cosa tu ci veda, ok? Proprio con poche semplici parole. Ok, iniziamo. Allora, cosa
cosa vedi in questa carta? Hanno in comune queste tre carte? Molto bene. Cosa vedi in questa? Qualche film. Quale? Bene. E questa? E queste due insieme? A quali personaggi ti fanno pensare? Anche a me. Perfetto, perfetto. Vediamo, facciamone ancora. Allora, rimani qui con me. Cosa vedi qui? E qui. E che cosa vedi qui? Quale elemento ti richiama questa carta? Tra fuoco, terra, aria o acqua? Meraviglioso. Come va? Senti che perso la concentrazione spesso durante questa sessione. Molto bene. Siamo quasi addirittura d'arrivo, però ho ancora qualche esercizio per te. È molto semplice. Se io ti dico 75, quale numero viene dopo? Quale numero viene prima? Da quali numeri è composto, o meglio da quali cifre è composto il numero 75? Il numero 3, quale numero viene prima e dopo? Ok, quindi sarà più o meno così questo esercizio. Dimmi il numero che viene dopo 103. Da quali cifre è composto questo numero? Il numero 89. Quale numero viene prima? Qual è la seconda cifra? 100. Quale numero viene prima? Da quali cifre è composto il numero che viene dopo il numero 100? 376. Quali cifre compongono questo numero? Numero che viene prima? Qual è la cifra in mezzo al numero che viene prima? Meraviglioso. 16. Quale numero viene dopo? Quali cifre compongono il numero che viene dopo il 16? Benissimo. 52. Com'è al contrario se inverti le cifre? È più grande il numero 52 o 25? La tua età è più vicina al numero 52 o 25? 31. Se inverti le cifre, che numero viene fuori? Qual è la prima? La prima cifra. Quale numero viene dopo il numero 77? E se inverti le cifre? Ok, molto bene. Molto, molto bene. Adesso facciamo un esercizio con i colori. Hai difficoltà a percepire i colori? Ok. Quanti colori vedi qui? Molto bene. Allora.
Usa la tua prospettiva. Qual è il colore alla tua destra? Ora dove sta rispetto al pennarello verde? Ora? Molto bene. Qual è il colore alla tua sinistra? Dove sta rispetto al pennarello verde? Sinistra. Che differenza c'è tra questi due? Qual è quello più scuro? Ok. Qual è il colore alla tua destra? E adesso? Che differenza c'è tra questi due? Quello più chiaro. In che posizione è rispetto a quello più scuro? Ok, molto bene. Ultimo esercizio per noi. Voglio farti descrivere un po' quello che vedi utilizzando una graphic novel, che però non è in italiano, quindi dovrai assolutamente concentrarti solo sulle immagini. Me li descrivi? Che differenza c'è tra loro due? Ma secondo te loro due sono loro? E che differenza c'è con le immagini che avevi visto prima? Esatto, molto bene. Cosa sta accadendo in questa immagine? Ci sono più bambini o più adulti? L'adulto ha i capelli scuri o ha i capelli chiari? Benissimo. Che cosa sta accadendo in questa vignetta? Quante persone ci sono? E in questa vignetta? La prima. Quante persone ci sono? Molto bene. E vediamo un po' come si chiama questo che vedi, verde. Ci sei mai stato o stata in un labirinto? Chi ha il cappello? Chi ha i capelli più scuri? Molto bene. Facciamo l'ultima. Mi descrivi l'intera scena che vedi in queste due pagine. Ma secondo te loro sono solo amici o c'è qualche cosa in più tra di loro? Ok. Molto bene. Allora per oggi la nostra sessione si è conclusa. Io spero che ti sia piaciuto stare qui con me e fare questi giochetti. Spero che la tua attenzione sia rimasta abbastanza alta. Se così non fosse, non c'è niente di cui vergognarsi o preoccuparsi, può capitare. Bisogna solo trovare il proprio modo per mantenere un buon livello di concentrazione. Io ti ringrazio e fammi sapere se vorrai fare di nuovo altri esercizi.